credo che sia per noi una partita molto importante quella che abbiamo vinto, prima di tutto per i due punti, perché abbiamo fatto due punti contro una squadra che però non ha mai perso. La seconda cosa perché contro, credo, la miglior squadra offensiva del campionato siamo riusciti a contenerli molto. Chiaro che poi nell'ultimo quarto hanno fatto 26 punti, ma era anche un discorso di possessi molto maggiore. È chiaro che i tiri sono andati aumentando perché loro dovevano recuperare, però li abbiamo mantenuti a 75 punti, una squadra che ne fa 86 di media, che ne fa un centinaio quando gioca ad alto ritmo. E quindi è una, oltre ai punti, una conferma del lavoro grande e grosso che stiamo facendo e stiamo cercando di portare avanti con grande dedizione. Senza piaggeria, però sapevo che per gli ultra, soprattutto la curva, e anche per me che sono ragazzi di Cantù, era un anniversario importante per la scomparsa di due ragazzi molto cari, quindi ci tenevo particolarmente a questa partita per tutta questa serie di motivi. Credo che noi siamo stati bravi nel dare noi il ritmo alla gara. Sassari con l'inizio, al primo quarto, è sempre devastante in qualsiasi campo sia andata, sia quella di casa che quella di fuori, perché tutte le squadre si difendono dai loro attacchi di un passaggio e un tiro. Invece l'abbiamo fatto noi questo. Abbiamo provato noi a tirare nei primi 8 secondi e cercare di fermare i loro. E credo che il primo quarto sia stato molto importante. Ha dato un segnale molto forte e poi è naturale che una partita vada avanti di break positivi e negativi. Ogni tanto commettiamo qualche sciocchezza, come il passaggio di James contro la pressione nell'ultimo minuto che gli ha passato in mano a Sosa. Ogni tanto commettiamo qualche sciocchezza, magari qualche spettacolo nel buttare la palla sopra il ferro per metterla dentro, quando invece in partite come queste bisogna rimanere un po' più sul concreto. Però credo che sia stata grande solidità e siamo stati bravi sui raddoppi dei loro piccherò nel far uscire la palla, nel toglierci l'egoismo di dover palleggiare per forza, ma farlo uscire, trovare un tiro dal lato opposto, trovare il lungo che segniamo. La partita in attacco per noi ha avuto due facce nei primi 20 minuti, anche se il tema era lo stesso. Nei primi 20 minuti col centro non siamo riusciti a concretizzare la chiusura dei triangoli della palla uscita dal pick and roll. Nei secondi 20 minuti abbiamo sempre fatto canestro perché hanno tirato di forza e con grande energia, e questo ci ha portato poi a prenderci dei buonissimi tiri e sofferimenti. Ripeto, siamo particolarmente contenti. C'è stato qualche giocatore come Buva che ha giocato solo 5 minuti, come De Quan che dopo aver fatto il terzo fallo una volta andato in panchina non è più rientrato, e questo deve servire anche da lezione a noi nel senso di giocatore, noi come componenti della squadra, che bisogna farsi trovare pronti poi la volta dopo, accettare bene queste, per il bene della squadra, queste scelte, perché penso che Hollis oggi, loro aiutando molto con 4 nella copertura per andare a stoppare come fanno sempre con Jeff Brooks, mi rimaneva molto aperto, pronto per un tiro, e anche sulla pressione preferivo lui come palleggiatore rispetto a Ivan, e credo che sia stata una scelta tattica, non perché l'ho fatta io, però perché è funzionato, che sia stata corretta. Quindi questo glielo spiegherò bene domani, ragazzi, però ho visto la panchina comunque tutta in piedi, chi giocava, chi non giocava, nel risultare, questo è sinonimo di cominciare a formare un gruppo che pensa un po' più al risultato che all'individualità. Siamo partiti con un gruppo di grande individualità, adesso piano piano li sta mettendo insieme, la strada è ancora lunga, però io credo che oggi è una delle poche volte che sono veramente particolarmente contento. Domande? Poi avete fatto 13 su 16 da metà della partita. È cambiato
No, è cambiato solo la convinzione. Chiaro che loro ruotavano con l'ultimo uomo del lato debole. Allora, una volta è stato bravissimo nei primi 20 minuti Eric nel beccare nell'angolo, mi sembra Bass, che ha fatto una bomba, perché allora l'ultimo uomo scalava sul ferro. Però l'ultimo uomo non era un centro, era una guardia. Shaq e Eric, prendete, fate una finta, gli schiacciate, fate 2+1 e spaccate il canestro e facciamo lavorare Mino nella sostituzione, perché questi tiri tutti avevano paura di prenderci queste mezze stoppatine. Mi sembravano veramente che noi, primo tempo, con grande rispetto di Sassari, anzi, proprio perché credo che loro siano la vera antagonista di Milano, noi primo tempo siamo andati a riposo di 3 punti e secondo me meritavamo andare a riposo di 8-10 punti facili. Abbiamo lasciato lì troppi canestri a un metro, un centimetro, tirando, avendo paura della stoppata di un esterno, e questo non esiste, e questo bisognava spaccare i canestri. Nel terzo e nel quarto tempo sia Shaq che Eric lo hanno fatto, e quando hanno cominciato a produrre questa cosa, allora loro non sapevano più con chi aiutare. Allora, una volta beccavamo il lungo, una volta beccavamo il tiratore nell'angolo, credo che siamo stati molto bravi nella disciplina della ricerca del giocatore più vivo. Credo che sia solo cambiato l'effettiva convinzione nel tradurre il pallone in 2 punti o nel buttarla fuori senza star lì troppo a pensarla.